E tra i primi comuni in Italia in questo periodo di superamento della fase acuta dei contagi da coronavirus, San Pietro Avellana adotta un piano economico per la ripartenza delle piccole imprese delle aree interne. Ma andiamo a vedere. Il comune molisano di San Pietro Avellana è senza dubbio tra i primi enti locali in Italia a predisporre un piano operativo di sostegno alle imprese del paese per entrare concretamente in modo efficace nella fase della ripartenza dopo il blocco causato dalla diffusione del virus. La domanda che ci siamo posti e che ci poniamo noi da un po' è: facciamo parte della dorsale appenninica, quindi dei comuni delle aree interne che già hanno grandi difficoltà, piccoli comuni con persone che fanno impresa e somigliano quasi a dei sognatori perché cercano di mantenere dei servizi all'interno di queste comunità nonostante tutto. Nonostante tutto, ovviamente, questo virus gli ha dato un colpo forte, gli sta dando un colpo forte e noi li dobbiamo sostenere. Anche perché le attività poi di fatto sono un po' la vita dei piccoli comuni, ma sono un po' la vita anche delle città, se vogliamo. Quindi lì dobbiamo sostenere. Il primo punto, sostegno economico alle imprese a fondo perduto. Stiamo mettendo in campo un avviso che verrà pubblicato nei prossimi giorni, quindi già approvato, già pronto, con risorse comunali, per dare un sostegno per il mese di marzo e per il mese di aprile alle aziende che hanno subito la sospensione dell'attività o che hanno subito una sostanziale e forte diminuzione del proprio fatturato. Secondo punto, il taglio delle tasse comunali, non di una tassa comunale, noi vogliamo abbattere, quindi ridurre il più possibile, per quanto ci è consentito, le tasse comunali alle aziende che hanno subito sospensione e hanno subito comunque sia una perdita significativa del fatturato per il mese di marzo e per il mese di aprile. Taglieremo Tari, taglieremo ruolo idrico, quindi acqua, taglieremo IMU, taglieremo TOSAP per le imprese. Tutte e quattro le tassazioni comunali verranno abbattute il più possibile affinché le aziende non solo abbiano e avranno un sostegno economico, ma avranno anche un esborso in meno rispetto a quello che faceva parte della pianificazione economica dell'anno, quindi non una sospensione con il pagamento a qualche mese. Inutile che gli diciamo pagateceli fra qualche mese avranno da pagare il vecchio più tutte le altre cose che hanno senza aver incassato a sufficienza. È inutile che gli diciamo pagatecele dopo o pagatecele a rate, gli diciamo pagatecene meno. Oltre alle misure citate dal sindaco Lombardi, le risorse comunali a fondo perduto per sostenere le attività e il taglio delle tasse, l'amministrazione ha previsto la concessione gratuita del suolo pubblico, alcuni incentivi e un meccanismo di commercio elettronico. Un piano, questo di San Pietro Avellana, importante, replicabile e realistico.